Tra le battute si distinguono in particolare i monologhi e gli a parte. Il monologo è la parte di un testo drammatico affidata alla voce di un unico personaggio, il quale può trovarsi solo sulla scena e parlare quindi a se stesso, oppure pronunciare le sue parole in presenza di altri personaggi del dramma, che sono però in disparte o muti, o anche rivolgersi al pubblico apostrofandolo direttamente. La parte, invece, è una battuta o una porzione di una battuta che un personaggio pronuncia presupponendo, nella finzione teatrale, che gli altri personaggi presenti sulla scena non la sentano, non ascoltino. In essa egli corregge o addirittura capovolge il senso delle parole destinate allo scambio, che avrà. La didascalia segnala quindi una battuta, come vediamo da questo schema, una comunicazione che il personaggio ha direttamente con lo spettatore e dalla quale esclude gli altri personaggi.